Era la gente che stanno in un mondo ti posso spiegare, in un zenda nessuno, in un vega e non parlo, mi pensiero la gente che stanno in un mondo ti posso spiegare. Mi chiamo Gragnaniello Vincenzo, sono nato a Napoli, sono nato il 20 ottobre del 1954. Io vivo ancora, vivo qua, ai quartieri spagnoli, potevo vivere anche a Roma, no? Più vicino ai miei interessi artistici, diciamo così, volgarmente parlando. E invece amo la poesia che c'è qui. Quando sto qui sul terrazzo lo ascolto tutto intero. Senti queste voci che si trasformano in rabbia e poi avverti un senso di preghiera. O è a me che fa l'effetto o succede veramente. Insomma, i quartieri hanno un loro linguaggio. Ma più del linguaggio, i quartieri per capirli bisogna chiudere gli occhi e ascoltarli, sentire l'anima. Io mi diverto molto a fare questi giochetti, cioè a stare in sintonia con, secondo me, ecco, vivere il quartiere è anche questo, sentirlo. Penso che per quelli che hanno sentito dire che c'è, è un po', sono quartieri un po' a rischio, penso che loro, questi non salgono nemmeno da queste parti. Ah là no, la delinquenza, cioè questi sono i pregiudizi, non, ma insomma sono fini a se stessi, perché poi devono sapere una cosa, che qui nei quartieri spagnoli la gente è anarchica, c'è libera, non se ne fregano né dello Stato, né non se ne fregano di tutto, vivono in un altro mondo. Se entri nei quartieri spagnoli, vedi la gente, le persone per la strada, normale, non, vedi un mondo dove c'è il popolo cucina bene, e dove si cucina bene c'è saggezza, c'è sentimento, non devono avere paura, perché qua si cucina bene, quando si cucina bene significa che tu non sei cattivo. Sì, poi ci sta magari in un gruppo di persone che fanno un lavoro clandestino, no? E lo possiamo chiamare in qualsiasi etichetta, ma sta in tutto il mondo, ci sta sempre un angolino per i delinquenti, capite? Questi qua che vogliono vivere, c'è sempre, ma dove, anche se vai a Posillipo, se vai a Via Petrarca, ci stanno sempre, dove vai ci sono queste realtà. Qua tu vieni con rilassato e stai tranquillo, se vieni agitato, la colpa non è delle persone, la colpa è tua, che metti in moto energeticamente un'energia che è come un boomerang. Se non hai
la spina dorsale. Sei un uomo intelligente, una persona dignitosa, vieni stravolto da questo mondo dell'apparenza, è pericoloso.